Mi riferisco in modo particolare al piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia, i servizi di educazione per la prima infanzia, per i quali ci sono innanzitutto due differenze che ci accompagneranno anche nei prossimi mesi per avere un quadro chiaro tra i cosiddetti progetti in essere, cioè progetti esistenti prima dell'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che sono stati inseriti all'interno del piano, e i nuovi progetti. È una differenza non di poco conto che vorrei sottolineare, perché rappresenta e rappresenterà anche dal punto di vista dell'attuazione un elemento di riflessione molto importante, al quale aggiungo un altro aspetto importante che è una sorta di ricostruzione su questo aspetto che serve a capire anche le criticità e anche il senso delle soluzioni che noi vogliamo immaginare nel confronto con la Commissione europea. Perché il 22 marzo del 2021 e il 2 dicembre del 2021 sono stati individuati attraverso delle procedure di evidenza pubblica questi interventi dei quali noi ci occupiamo. Ed è evidente che il valore complessivo di 4,6 miliardi di euro ha portato in questi tempi che ho individuato ad accumulare un ritardo complessivo che rischia di mettere in discussione la possibilità per tutti gli interventi di poter essere di poter avere affidati i lavori al giugno del 2023. Cosa fa il governo su questo? Discute, si confronta con la Commissione europea verso l'alto e fa analoga questione con l'ANCI verso il basso, perché è evidente che non tutti gli interventi sono nella stessa situazione, perché ci sono dei comuni che hanno la capacità di poter realizzare gli interventi nei tempi adeguati e quindi sono dentro questi obiettivi e quindi questa scadenza, e chi invece non lo è. Il tentativo del governo, anzi la proposta del governo, non è il tentativo, è quello di confrontarsi con la Commissione europea, con l'obiettivo non, come drammaticamente certe volte si legge, perdere gli interventi, no, come poter capire quanti interventi, e quindi il confronto con l'ANCI, di questi non riescono a rispettare il target del 30 giugno, per delle ragioni oggettive alle quali ho fatto riferimento, e quali di questi interventi, non rispettando quel target, possono essere oggetto di un confronto con la Commissione europea, non per far saltare l'intervento, ma per modificare l'obiettivo al 30 di giugno che consente, con questa modifica intermedia, di garantire la realizzazione dell'intervento alla fine del programma. Questo è l'obiettivo che il governo si propone.